come ogni anno, il 21 novembre si celebra la Giornata Nazionale degli Alberi. Anche quest'anno il Rotary Club Ginosa alla Terza, per l'occasione, ha coinvolto le scuole e le amministrazioni dei due comuni, mettendo a dimora più di 40 alberi di carrubo, così dimostrando il suo forte impegno nella protezione e valorizzazione del patrimonio forestale locale. Una giornata dove i veri protagonisti sono stati comunque bambini che, con la loro spontaneità e sensibilità, hanno raccontato l'importanza degli alberi e della natura. E forse tutti insieme possiamo piantare le radici per un futuro migliore. Il Rotary Club Ginosa alla Terza è ancora una volta presente in un progetto di continuità, un service per l'ambiente. Tra l'altro l'ambiente fa parte di una delle 7 aree di intervento del Rotary, e soprattutto per quanto riguarda l'interesse a proteggere il nostro patrimonio comune. Siamo stati impegnati sia sul Ginosa, nei comuni di Ginosa e di La Terza, con le scuole anche e con gli alunni, per la piantumazione di nuovi alberi, quest'anno della specie il carrubo. Siamo promuovendo la tutela delle risorse naturali e al fine di promuovere anche quella che è la sostenibilità ecologica e favorire anche l'armonia tra la comunità e l'ambiente. Quali sono i nostri interessi? Il nostro interesse e la nostra azione si manifesta proprio attraverso i nostri progetti, come questo appunto della piantumazione degli alberi, soprattutto per affrontare quella che oggi è la problematica appunto dei cambiamenti climatici che vedono interessate le nostre comunità e di che cosa noi possiamo fare, soprattutto per il futuro dei nostri ragazzi, del nostro territorio, del nostro ambiente.